Buonasera, siamo qui al Maracanã. È appena terminata la partita Everton-Inter, una partita senza storia, eppure si giocava contro i Jacks triplete di 3 anni fa, ma questo Everton li ha demoliti dall'inizio fino alla fine. Però il capitano di questo Everton ancora imbattuto. Sì, certamente siamo ancora imbattuti, ma diciamo dobbiamo dare ancora il meglio di noi, le partite importanti ancora devono arrivare, cercheremo di fare sempre del nostro meglio. Quest'oggi è stata una partita un po' macchia, un po' dura da parte degli avversari, però l'importante è portare a casa del punto. Siamo qui anche con il difensore Brancato, che ha abbandonato la Roma quest'anno per seguire il suo caro amico presidente Ruggino. Una parola su questa Inter, se l'aspettava così debole? No, diciamo non è stato così debole, purtroppo il primo Everton tempo. Che... No, diciamo che purtroppo ragazzi il primo tempo giocano in meno, quindi la partita è stata un po' falsata da questa cosa. Il secondo tempo più combattuto, più vibrato. Avremmo forse spuntato lo stesso, però sarebbe stata più bella farsi una partita. Everton ha anche tra le sue fila il capocannoniere del Jack, addirittura stasera 8 reti, è arrivato appunto a 21. Non si vuole fare intervistare come al solito, ancora migliore in campo, una parola per questo bomber nascosto, non la prima volta che fa il trofeo Jack, e sta facendo grandi prestazioni. No, nascosto no, io già lo conoscevo molto bene, già abbiamo vinto tanto di me insieme, poi stiamo ancora aspettando questi famosi buoni pizza. Arriveranno per la fine della giornata. Un'ultima parola su Pugione William Cavano. Presto arriveranno una nuova giornata a dare manforte a questo evento, ma vi chiedo, questo evento non aveva bisogno di questi altri innesti, o potrebbero rompere gli equilibri di questa squadra già molto forte? Assolutamente no, perché noi siamo un gruppo formato unicamente da amici e non solo da partecipanti. Inoltre c'è stato anche l'addio del nostro calciatore, quindi si arrivano innesti alla squadra per non fare la fine dell'Inter. Punto finale. Ringraziamo i giocatori di Leventon, che sono in giro. Ci sentiamo alla prossima. Adesso ci sarà Borussia Dortmund. Buonasera, siamo ancora qui con un altro protagonista della serata di Everton Inter, il portiere ex di questa formazione nero-azzurra, che aveva da dire parole forti contro il suo capitano appena subito alla prima, già duro contro il suo capitano. La parola su questo Marco Dinolfi. Grazie a Dinolfi, sei una bella ragazza. Mi piace a tutto, come si dice, Everton ha fatto una partita con testa, come Marco Adinolfi, scusami, ha fatto una partita con culo, grazie. Vuole dare un ultimo messaggio al capitano? Il capitano, vaffanculo, capitano.
Buonasera, benvenuti alla Maracanã. Siamo qui con Carlo Barone, migliore in campo di Real Madrid, Borussia Dortmund, seconda partita di giornata. Questo Real Madrid vola come al solito, un Borussia Dortmund rimaneggiato che avete diciamo disintegrato nel primo tempo, nel secondo tempo vi siete quasi fatti rimontare, ma alla fine non ce l'hanno fatta. Purtroppo il secondo tempo abbiamo parlato di parecchio, perché anche oggi purtroppo la lista è di 10, altri 3 infortuni negli ultimi 5 minuti. Prima di arrivare al campo, hai sentito l'ultimo, però già abbiamo 10. Però così è. Questa vittoria la voglio dedicare al nostro giocatore Vincenzo Cavaccini, che purtroppo quarto d'ora prima di venire si è rotto un'altra volta il ginocchio. Ancora una volta Cavaccini. Purtroppo ci dispiace tanto. Stasera doveva essere in campo con noi, però è andata così. Però lo aspettiamo. Tutto il trofeo check si stringe vicino a Cavaccini. Purtroppo si è fatto male 2 volte anche qui da noi. Speriamo bene che si rimetta presto. Intanto ruolo non tuo, però ormai cioè, con questi quanti stai facendo davvero delle cose buone. Forse è il momento di cambiare ruolo, Carlo. Magari, stiamo aspettando almeno un portiere decente per non andare sempre a porta. Questa... Però i ragazzi mi hanno voluto fare capitano e per loro va bene anche questo, anche a porta. Cioè... Questa è una richiesta di Giovanni Napolitano che non ci vuole raggiungere alle telecamere. Volevamo un'intervista anche per il nuovo sponsor, se è possibile. Siamo qui con Giovanni Napolitano, sponsor tecnico di questo Real Madrid, come possiamo vedere dalle maglie, gruppo Napolitano 2, ma anche vice capitano, perché adesso il capitano è Carlo Barone. Carlo Barone, fascia di capitano, non sei più tu. Abbiamo deciso tutto lo spogliatoio di andare a fascia. Signor Carlo Barone, è stata una decisione presa tutto il punto. Questo Real Madrid ha fatto solo passo con l'Atletico Madrid, nonostante vinceva 4-0 il primo tempo. È un peccato perché potevate stare lì su adesso. Sì, secondo me è stato un genere di percorso, perché una partita su 5-1 secondo me non si può buttare lì. Comunque ci stiamo rifacendo. In bocca al lupo in bocca al lupo per il proseguo capitano, vice capitano. Alla prossima. In campo intanto Valencia Bayern Monaco, big match di giornata. Ci vediamo tra poco. 30 secondi di tua intervista. 40 secondi di tempo. Lunedì dove 30 secondi di tempo. Perché ne parla su organizzazione? Ma che stai dicendo? Ci devo io. Che dire? Quali sono questi due? Hanno trovato finalmente il loro. Allora, siamo qui con Fisco, abbiamo pochi minuti, la batteria quasi scarica. Buonasera Fisco. Sei un numero uno, Fisco! Grazie, un paio di cose. Allora, c'è stata la sconfitta del Borussia, la sconfitta dell'Inter, ma ormai questo non fa più notizia. La prossima sconfitta del Valencia. La sconfitta del Valencia, dove mettiamo un po' di c'è stata anche il. Abbiamo fatto triplete. Triplete, la rete dell'ex, no, il campione dell'Inter, l'ex capolino del trofeo, che è tornato a segnare stasera. Due le scarpe di Sepe, dell'Under. Miracolo. Un'altra volta con le scarpe nuove, comprate un'altra volta con Alberto Sepe. Prezzo sempre lo stesso dell'anno scorso. 25 ormai. 25. Sempre uguale ad Alberto Sepe. Ma non si chiede il prezzo. Tutte queste coincidenze stasera, un riassunto della giornata. Vabbè, sono due partite che non possono essere messe a confronto. Abbiamo visto l'Everton contro l'Inter, ha dilagato l'Everton. Quindi l'Inter era uno in meno, però. L'Inter era uno in meno, poi. Due in meno con Marco in campo. Con Marco che come infortunato. Fermiamo, è giusto. Vabbè, lasciamo stare. Invece questo Borussia. Borussia, diciamo così, stasera è stato sfortunato. Perché non per togliere niente al pensione, dice Pagliaccio. Francesco Iovino dalla porta. Ma chi è Francesco Iovino? Il portiere del Bayern. Portiere parolone. Tanto quest'anno sempre in campo con la faccia di capitano. La sua addirittura qualcuno che il Maracanã lo teme anche. Ha detto il portiere del Bayern è andato nella rete. E dice San Germano ha segnato subito dopo il controllo. No, lasciando perdere il Friccione, che non lo considero un portiere. Vogliamo sapere se è ancora sicuro della scelta che ha fatto in estate di fare due squadre diverse da Inter e sì. Ancora 7 punti alla quinta giornata. È ancora sicuro. In due però, in due sempre. Le scelte devono rimanere le stesse, perché le scelte sono state fatte col cuore, con la testa, quindi si torna indietro. Con la testa, un po' con tutto, diciamo così, con le frattacche. Allora, poi, ritornando alla partita di prima, cioè siamo stati un po' sfortunati, non togliendo niente al Real Madrid, per l'amor di Dio, hanno giocato bene in ambe le squadre, però diciamo così, loro sono stati più fortunati di noi. Loro hanno pescato qualche jolly e noi non l'abbiamo pescato, siamo stati sfortunati sotto porta.
Cosa farà con questo Borussia? Cercherà nuovi innesti oppure andrà scemando questa squadra? No, penso che questa squadra non andrà scemando, ormai il campionato l'abbiamo perso. Aspettiamo l'arrivo di Conippo che sta per tornare. Meglio che non torna. Alessia, quando torna Conippo, dacci qualche aggiornamento, tu che sai. Alessia, quando torna Vincenzo? Domani, dopo la partita, sabato. Dopo la partita del Borussia. Cambierà musica. Ma riparte. Allora, io penso che con Conippo, cioè, sì, avremo un salto di qualità. Non indifferente. Però attenzione un attimo, punizione per il Valencia, penso che sia contro il Valencia, penso che sia un altro. No, ma volevo fare un'altra annotazione più che altro. Cioè, volevo vedere un po', diciamo, sulle vecchie squadre, l'Inter, il Valencia. Ho notato i gemelli di Norfi entrambi tra i pali. Questa è nuova cosa. Hanno cambiato ruolo. Non è che hanno cambiato un infortunio, intanto San Germano con lui. La seconda che deve San Germano. Solamente non, solo il 13 non faccio, infatti l'avevo premeditato questo gol. Sempre San Germano, doppietta. Vabbè, ci andiamo a vedere questa partita, ci vediamo dopo. Valencia Bayer 2-0. Forza Borussia. Con lui non si perde mai, diciamo così, io faccio quello che posso, poi loro fanno la differenza in campo, come al solito, siamo partiti fortissimo, ci siamo seduti un pochino, lo sapevo, poi alla fine grazie a Feccioli che lo do a tutti, eravamo contati, hanno lottato con sudore, abbiamo vinto un'altra partita, però la squadra avversaria era ostica veramente, perché ci ha messo sotto dove eravamo in vantaggio, quindi complimenti pure a loro, però alla fine diciamo che noi abbiamo avuto forse quel pizzico in più. Grazie sempre per tutto, sempre questo centro sportivo perché è bellissimo e anche Francesco Iovino a tutti. Ringrazio sempre Francesco Iovino, però ci sono sempre polemiche. Deve finire un po' a fare polemica, deve finirla di fare le polemiche, deve giocare, che se gioca veramente è un grande portiere. E questo io lo dico sempre. Un bocca al lupo a tutti, ok? Ringraziamo Felice Maracascia, è sempre un piacere averti qui, nonostante le polemiche che sono tutto, con Felice non si perde mai. Però questo conferisce nel Marrakesh in campo non si perde mai. Buonasera, benvenuti al Maracanà, siamo ancora qui al trofeo Jack, è finita anche la terza partita di giornata del big match Bayern Monaco Valencia. Vediamo l'abbraccio dei due capitani stasera, ma stasera il capitano è un altro, stasera era Francesco Iovino, giustamente sentiva molto questa partita, la voleva da tempo, infatti ha fatto vedere la differenza, è lui il migliore capo di stasera, ha messo la palla sotto il set, sotto la regia, sotto di lui proprio, la prima l'ha sbagliata, la seconda non si è fatto, la seconda l'ha parlata il portiere di Matteo Di Norfi per l'occasione, invece la prima è spettacolare in tutto il senso.
Beh, diciamo che è stata una bella partita da parte di tutta la nostra squadra. Mi dispiace per il mio compagno, ex capitano Matteo. Ci teneva come hai battuto tutti i tuoi libri? No, beh, io li batto sempre i libri. Non perché ce l'avevo fatto. Vabbè, forse avevo qualche stimolo in più, forse questa sera. La mia ex squadra ci teneva a fare bene. Fortunatamente ho fatto due tiri, il tiro della palla senza cadere il set, è andata bene. Ringrazio i ragazzi. Quindi l'ha parato, però. Il primo punto da centrale, sì, ha parato. Sapevo che la tirava centrale. Quindi io un punto da portiere. Li potevo anche spezzare con le mani stasera. Quindi da ex da portiere un punto gli devo dare. Un punto e mezzo pieno. Bella parata lì. Complimenti a questo ragazzo che veramente per questa squadra fa tutto. Manca solo che va a fare la doccia agli amici, però. Diciamo. Come mai quest'anno l'ha abbandonato? Cosa? Come mai l'ha abbandonato? Veramente sono già due anni che l'ho abbandonato, lui si è comportato un po' male con me perché per come ha fatto il riciclo di questa squadra, troppe persone messe insieme, una consaglia secondo me. Il Valencia veniva da altri pasti, purtroppo siamo finiti. Siamo consaglia gli ha dato più da tolto. Sì, sicuramente, ma lui compone belle squadrette, però il vero Valencia non è questo, il vero Valencia è... si è perso anni fa, lui l'ha smantellato anche a livello morale, secondo me è stata una vera debacle da parte di questa società. Però dai un applauso a quello che fa. Un applauso lo voglio fare anche al nostro mister coordinatore tutto fare Felice Marrakesh. È pazzo. Lui non si perde. No, senza dire, con lui si vince, anche se qualche molto volta sfortuna. Si perde anche. Però stasera è entrato in campo e l'arbitro ha fischiato, quindi porti proprio sfida. È stata una sporcata. Intanto, se vuole reivindicare il capitano del Valencia, le parole del suo ex compagno di squadra. Io prima voglio ringraziare sono molto d'accordo con tutte le sue parole, soprattutto sul fatto che dice che ho smantellato la squadra, ho cercato solamente di fare bene. Hai smantellato i valori di questa squadra. E forse questo stemma che ha al petto. Vabbè, ma contro chi? Contro chi? Hai smantellato i valori di questa squadra. Questa squadra si basava sulla compattezza di un compagno di squadra. Io prima voglio ringraziare sono molto d'accordo con tutte le sue parole, soprattutto sul fatto che dice che ho smantellato la squadra, ho cercato solamente di fare bene. Hai smantellato i valori di questa squadra. E forse questo stemma che ha al petto. Vabbè, ma contro chi? Contro chi? Hai smantellato i valori di questa squadra. Questa squadra si basava sulla compattezza di un gruppo di amici. Però era un gruppo poco affidabile. Era un gruppo un po' molesto. Infatti, però, uno su tutti, Mario Sepe, anche lui ha abbandonato. Mario Sepe, guarda chi ha seguito me. Però non lo vediamo la famiglia Parente. Quest'anno c'è anche un'altra cosa. Lo vediamo in campo. Tutta la società è con noi, anche Giuseppe Napolitano da Recepico, tutto con noi. Questa è una cosa che non finirà mai, secondo me. Dov'è il Coreano? Le due squadre sono due squadre amiche, infatti i capitani sono gemellati. Io ho dato anche all'altro capitano. Ho dato la mia fascia di capitano a Ciccone, lo meritavo, anche lui è l'ultimo dei rimasto. E sei un pagliaccio che ha dato la fascia di capitano a Ciccone. Non contate perché se veramente tu hai portato questa società, hai fatto di tutto, questa società deve andare fino. Intervista a Felice, la domanda a Felice. Infatti, se bisogna, ci faccio. Mi sono messo tra pali per il bene della squadra. E il capitano del leader del Valencia sono e sempre. Una l'ho parata, una l'ho presa nel set. Però voglio dire una cosa: per me, il capitano del Valencia, del Bayern Monaco, resta uno solo. Questo qua accade un Guarente. Grazie, capitano. La parola anche a lui, Guarente, due reti, grande partita anche da nuovo. È stata una partita sofferta, i due gol li ho dedicati sicuramente alla persona più importante per me, Felice Marrakesh. Senza di lui, dopo l'hai abbracciato, che ho visto. Nella memoria senza di lui si perde sempre, quando c'è lui si vince sempre. È un grande. Ormai è la regola. Anche se porta un po' sfortuna, non porta più. È un grandissimo giocatore, oggi ha fatto anche parlo minuto, sta entrando. Fate parlare il pazzo. Atleta, musicista. Si è fatto pigliare il culo pure la corrida, si è fatto pigliare per culo. Ragazzi, un po' prima di tutto una persona per bene. È il nostro gioco. Un ragazzo d'oro. Felice, vieni qua. Vieni qua. Non li dedico a lui. Ora c'è stato. Vabbè ragazzi, io vi lascio da fare la doccia. Continuiamo il Bayern Monaco, Felice, forse non riprenderemo dopo. Non lo so, adesso è impegnato. Ci vediamo dopo. Intanto il Bayern Monaco ha vinto e con questa vittoria si porta nella zona alta della classifica. Intanto ci vediamo la settimana prossima per la stessa giornata del 2 giorno. Ringraziamo ancora il capitano del Bayern Monaco, Francesco Iuri. A dopo.